Mettiamo silenzioso se qualcuno non ha microfono. Signori, siamo in diretta. Felice, salutati. Allora, no. Ti si vede, perfetto, ci vediamo tutti. Luciano, e guarda sta telecamera, dai. Oh, eccomi. Bene, qua, devi sempre guardare là. Ah, là. Così. Boh, ultima puntata, stiamo per partire con l'ultima puntata. Felice, sei tutti noi, eh? Sì. Dai. Pronti? Radio Fragola 104.5 104.8, WhatsApp, trentesima puntata. Oggi riprenderemo gli argomenti trattati durante i nostri precedenti incontri. Improvvisamente, volere volare, Anne, gli scrittori Luciano Trapa e Cristian Sinicco. Gioco d'azzardo, HIV, tabagismo, alcolismo, comunità San Martino al Campo. E tanti tanti altri. Per coloro che ci vogliono scrivere, WhatsApp 340 19 16 542. Saverio, Giuliano, è l'ultimo. È l'ultima, ma io se la sento un po' questa atmosfera da ultimo giorno di scuola, appunto, quando sei, arrivi presto la mattina stanco, sei sui banchi, ma sai che comunque da domani, appunto, inizia un periodo diverso da tutto il resto dell'anno. È particolare, è particolare. Sei fantastico oggi. Sì, Non era sì, preparato, questo lo sì, sì, sì. sappiamo, che i nostri ascoltatori lo sappiano. Bene, ultima puntata, siamo qua tutti presenti, poi ci presentiamo, ci salutiamo, facciamo tutto quello che ci pare oggi, proprio perché è l'ultima, quindi siamo molto liberi e anarchici in questo senso. Partiamo subito con un po' di musica. Il tema di oggi sarà il viaggio, lo faremo attraverso i nostri programmi, attraverso le nostre vacanze e attraverso tutto quello che ci pare. Ah, che bell'attacco. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, No, stesso mare. adesso questa qua è l'apertura con la Mediterranea, no? Sì, no, pensavo io. Mi ragionavo da Ah, solo. questa è la più bella, secondo me. Come ho scelto io? Ah, teniamo. Ah, che ce frega, teniamo un po' di bella musica. Ti metto qui? Sì. Oh, Sì, vai. sono Vai. piano. Vabbè. Allora, cosa vogliamo? Presentiamo comunque. Chi presenta? Chi è che può presentare qua dentro quello che stiamo per leggere? Chi può presentare? Chi? Eh sì, eh sì. Un po' balletta, un La po' signorina, ballerina. Buongiorno. Paola, Paola. Però datemi il signor T. signor. Letto da signor eh sì, c'è un'influenza così. Allora, tu passi il microfono. Prima Paola, poi chi di voi due parte per primo? Io. Allora, poi Luciano, poi Iva. In palazzo, ci sono ricordi? Costanzi? Costanzi. Sì, Passo Costanzo. Passo Costanzo, sì. Sala Veruda. Sala Veruda. E sepolto qua in qualche inconscio, Sì, nascosto, anch'io ce l'ho. ma pian pianino viene fuori. No? Questa è la scritta Bigazzi. Eh? La scritta Bigazzi. Cosa? Questa? Questo qui? Ah, sì, non sapevo. Ma sono quelle cose, appunto. Io non avevo dato 2 biciclette, che avevo già tanto per bambini. Sapevano che Eccoci qua con Voice Up, allora, ultima puntata su quelle note meravigliose di Mediterraneo, scritte dal grandissimo Giancarlo Bigazzi. Mediterraneo film, parliamo ovviamente, film di Assolutamente sì. Salvatores. Allora, questo ci invita appunto alla riflessione sul viaggio. E io partirei subito da un momento straordinario del nostro ciclo di puntate di Voice Up, un momento in cui la poesia incontra la radio. E si fonde con la penna di un artista che abbiamo scoperto qua proprio con Isap. A presentarlo, ovviamente, la grandissima, eccezionale
stravolgente. Paola, un po' un po' un po'. Vi ascoltiamo una poesia splendida che i nostri ascoltatori hanno avuto modo di sentire qualche tempo fa, e quindi ascoltiamo Il Signor T di Luciano Trappa, letta da Iva e Luciano. Che ne facciamo, signor T, della sua vita? Non è ora di finirla con il vino, col pensiero delle donne non avute, con le vetrinette piene di giocattoli antichi? Perché non si rassegna, dottor T, a comportarsi da anziano e serio signore, quale del resto lei è? Perché non rinuncia, ingegner T, alle poesie, ai romanzi, alle fantasticherie? Perché invece, professor T, non approfondisce le discipline esatte che dovrebbero essere il suo pane quotidiano? Perché, signor T, non prende in seria considerazione i fatti che sua moglie la sta lasciando, i suoi figli non vogliono vederla? Se non la smette di giocare con se stesso, potrebbe attenderla un futuro non molto divertente? E infine, per cortesia, perché non la pianta di fissarmi con quel sorriso idiota? Posso dire? Bene, Felice, sì, no, no, tiene, Felice tiene, giustamente, da bravo microfonista, tiene geniosamente il microfono e non lo muore nessuno. Dai Felice, può parlare, può, perché voleva fare un saluto il nostro Luciano, che è qua con noi ovviamente, e vai, vai Luciano. Ecco, sono qui per la terza volta per presentare alcune poesie di un libro che è stato praticamente completato, è stata fatta la bozza definitiva e che non è stato ancora pubblicato. Questo libro segna un po' un punto di svolta. Aspetta Luciano, scusa un attimo, perché tu sei partito con, ce ne siamo accorti tutto benissimo, con il suono delle campane. Un appuntamento importantissimo, un momento importantissimo di ogni nostra puntata. Esatto. Che ahimè, visto che siamo ad agosto e c'è un caldo infernale dentro la regia, abbiamo dovuto aprire le finestre e un po' si sente anche in radio, per cui per i nostri ascoltatori è un po' drammatico quanto noi sentiamo te e sentiamo più le campane che non te. Quindi sto prendendo solamente del tempo, perché in modo tale non è che durano adesso un quarto d'ora queste campane. Chissà, magari questa volta le fanno più lunghe. Dai, dai, dai avanti. Dai. Beh, sì, diciamo, per me questa esperienza radiofonica, la prima puntata, è stata anche la mia prima esperienza radiofonica ed è stata per me molto emozionante, e poi mi ha dato modo di esprimere le cose in una modalità poetica molto diversa da quella dei precedenti libri. Volevo soltanto dire che dedico questa poesia e le altre mie che verranno lette a Paola Lo Giudice, Massimo Sensale e a mia figlia Silvia, che si è appena laureata. Brava Silvia. Un grande brava Silvia. Infatti. Un applauso per Silvia. Alla dottoressa Silvia. Non so se scuola triennale ci si chiama. Già sì, dottoressa. Sì, c'è già. Sei già laureato. Sì. Allora alla dottoressa Silvia. Allora, beh, grazie mille Luciano, e questo è solamente l'inizio, perché poi da settembre vedrai quante ne combineremo. Perché WhatsApp non si interrompe ovviamente qui, ma è solamente una pausa estiva nel periodo di agosto, giusto perché fa veramente caldo. Eh sì. Non so se sentite il calore dalla radio quando ci ha ascoltato, dalle cuffie. Forse chi ci vede in diretta Facebook può intuirlo, il calore... Quelli che ci stanno seguendo dalla diretta Facebook vedono, ci vedono grondare proprio. Esatto, sudore, proprio sciolti. Più. A proposito, io leggo solamente, perché non so se è un amico vostro, c'è il signor Richard Pe, che ci saluta tutti quanti, fa hola. Grazie Richard. Hola anche a te. Come stas? Muy bueno, per cui...
infatti. Non lo conoscete? No. Io no. No. Almeno, forse, non so, forse non ho capito, forse non so riconoscerlo, ma adesso sì, da adesso sì. Cioè. Da adesso è. Vabbè. Detto questo, grazie. Andiamo avanti, facciamo questo viaggio attraverso tutte le puntate che sono partite a dicembre, facciamo prima poi i calcoli, insomma, di le 30 puntate che abbiamo realizzato quest'anno, e siamo andati sono venuti e poi abbiamo viaggiato in 1000 posti. Mi piacerebbe un po' ricordarli insieme a voi. Sai da chi parto? Da chi parti? Da quella che si nasconde di più in questo momento. Da Elisa proprio, la nostra collega che, poverina, per tutto l'anno è venuta a fare tutte le riunioni il martedì. Ha fatto il lavoro sporco, bisogna... Lavorava, contattava gli ospiti, faceva tutti quei lavori che io e te non facevamo. Noi ci prendevamo la fama. E poi noi qua a raccontarcela in diretta il mercoledì. Grande Elisa, grazie mille di tutto. Siete pensato su Roberto, finalmente. Avete dato questo credito. Esatto, sì, beh, ma, insomma, si sa. No, sono ben contenta anche di partecipare oggi. Insomma, l'ho fatto per un paio di volte anche le scorse settimane, ma di partecipare poi alla diretta, perché in effetti sì, c'era il lavoro di preparazione della puntata che chiaramente abbiamo sempre condiviso tutti assieme, ma sì, essere qua e fare anche un punto da quando abbiamo iniziato per ripercorrere appunto il nostro viaggio con VoiceUp, io ci tenevo a ricordare una delle prime puntate che abbiamo fatto, che e l'abbiamo dedicata alla settimana di prevenzione dell'HIV, con la creazione di un nostro cortometraggio che abbiamo poi presentato alla mostra a Palazzo Costanzi, alla Sala Beruda, ed è stato l'inizio un po' del nostro percorso come laboratorio di VoiceUp, come idea di redazione anche di VoiceUp, e ha aperto un po' il nostro percorso. Ed è aperto alla grande in quel caso, nel senso che comunque è un video che è andato per tutta la settimana, per tutta la settimana della manifestazione, abbiamo avuto anche un discreto successo, insomma. Tanto che per le parolacce che abbiamo messo nel testo e per le immagini che hanno ritenuto volgari, si erano pure tolto da Tumblr. Ma infatti io stavo per dire agli ascoltatori: andate a vederlo, ma probabilmente non possono andare a vederlo. Non possono, perché si erano tolto dopo qualche giorno, si erano tolto. Le vili parolacce, pensate un po'. Che cattivi che siamo stati. Peccato, un video bellissimo. Un video bellissimo che cercheremo di riproporre magari anche l'anno prossimo, quando lo faremo, perché al di là delle parolacce, che in quel caso ci stavano molto bene, perché andavano a sottolineare che ne dica Tumblr, appunto, andavano a sottolineare veramente, ci siamo interrogati se metterlo o non metterlo, e poi la decisione è stata dar massima libertà agli autori, e quindi è andato integralmente il pezzo come se era stato deciso da loro. Per cui sono molto contenti. A questo proposito ringraziamo e salutiamo anche Viaggio, che ha realizzato il testo, che ha anche letto il testo scritto da lui all'interno del cortometraggio, e ringraziamo Giordano. Pochi giorni fa ha fatto 51 anni, fra l'altro. È vero. Il caro Facebook. Infatti, tanti auguri Giordano. Tanti auguri da tutti noi. E anche Felice, è felice che ha partecipato, ma chiaramente Felice, era per salutare chi salutavamo oggi non è qua con noi, non presenti, ovviamente. Non presenti. A te ti saluteremo ogni inizio di blocco, guarda, esatto. Stai tranquillo. Ho messo 20 euro. Ha messo 20 euro nella finzione cinematografica, ma ha messo 20 euro perché apparivano dei 20 euro nel video di cui stiamo parlando, e li ha messi a disposizione con un notevole investimento, Felice. Insomma, è vero, bisogna dare atto. Diamo a Felice quel che è di Felice. Dai, breve momento musicale, una buona canzone, una bellissima canzone anche di Franco Battiato. Tu che sei un estimatore di... Io che lo adoro alla follia, e questo è probabilmente, del mio modestissimo parere, se non il più bello, sicuramente uno dei più bei album italiani, della storia della musica italiana, per la voce del padrone, questo è Summer on a Solitary Beach. Qual è questo video che ha suscitato tanto scandalo? Sì, ce l'abbiamo, no? Sì, dai. È molto, molto carino. Ma scusa, la parola è puttana. Abbiamo creato anche... E poi cosa c'era ancora?
praticamente il gioco che avevamo immaginato era di usare le mani come metodo di comunicazione, sì, all'interno del video, leggendo questo testo che aveva scritto Biagio, che è un ragazzo che veniva qua. Biagio, quello operato. Sì, sì. Siamo stati anche compagni di Vipove. No? Ecco, aveva scritto un testo in forma rap. Il testo che ha... Ah, quel brano che... quel testo che... Sì. Ha suscitato che... scandalo perché c'erano... Perché c'erano dei pezzi, diciamo... Diciamo che è stato messo su un social che ultimamente non brilla per... Perché se da quel che so hanno anche bandito qualsiasi foto di nudo, qualsiasi cosa, eccetera. Stanno bloccando tutto su tutto Tumblr, ho sentito. Pensavo per farlo diventare un portale del sesso. Un portale? Del sesso. Sul serio? E allora non lo so, io ho sentito questa cosa qua. Comunque, l'avevamo caricato sul social che usavamo in quel periodo, sì, e però a un certo punto ci è arrivata una segnalazione o qualcosa che, di qualcuno che lo riteneva troppo forte, perché cioè, fondamentalmente c'erano due parolacce, effettivamente, ok, si parlava di sostanze, di HIV, però insomma... Era la puntata sull'HIV? Sì. Sì, 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 nell'ambito dei lavori che hanno portato appunto alla puntata dell'HIV. A settembre aboliremo. Grazie, sì, 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 la vostra storia. Beh, a questo punto ci metto di impegno proprio. Felice, ripetiamo tutto. Sì, comunque il viaggio è stato grande. Cavolo. Dobbiamo citare anche il caro Lobby B. E la puntata. Per il suo contributo continuo. Quando parliamo delle scelte musicali, infatti, diciamo di Roberto, e lo invitiamo a partecipare. Che magari questa volta forse. La settembre. No, parlavamo di quella puntata che sarebbe dovuta essere stata dedicata alla pagina di diario. Mm-hmm. Si farà a settembre a questo punto. Sì, insomma, sì. Perché questa è l'ultima prima della pausa estiva. Della pausa estiva. Da lì il mio sproloquio sull'ultimo giorno di scuola e quant'altro, insomma. Perché è un po' un ultimo giorno di scuola. Insomma. Ma comunque in agosto voi continuate la vostra attività o mandate soltanto cose preregistrate? La radio in generale? Sì, la vostra radio. La radio va sempre nostra. Ma voi state qui, insomma. Non necessariamente qui, ma... la radio va avanti. Sì. La radio va avanti. Sì, sì, sì. Ci sono anche persone, immagino, che facciano dirette con tutto il fatto, con tutto agosto, con tutto il fatto che... pazzo che venendo anche tutto agosto in diretta. Allora. Diciamo che per quanto riguarda questa cosa, ovviamente fra ferie, essendo... Cioè, se uno si organizza una trasmissione in due o tre persone, una cosa ci si organizza bene. È chiaro che qua, come vedi, siamo anche alle volte di più e quindi fra ferie e quant'altro piuttosto si fa una pausa e poi si ricomincia con nuova forza e nuova energia, no? Capito? Sì. Anche una pausa di riflessione, insomma, per trovare nuovi spunti, nuove, insomma, fa solo che bene, secondo me. Ti aiuta. Allora. Pronto, Veli? Poi ripartiamo da te proprio, Qual era la puntata che ti piaceva a te? Improvvisamente. Ok, parliamo del... teatro di improvvisazione. Vedi, Richard Pe, che scrive Ola, e poi scrive Come stai? Fammi vedere un attimo. Sta finendo la canzone. Prego, benissimo. Vado solo bene, non mi piace. No, non ho idea. Vabbè. Rieccoci, Radio Fragola 104.5 104.8, USA, trentesima puntata. Oggi riprenderemo gli argomenti trattati durante i nostri precedenti incontri. Improvvisamente, volere volare, Anvil, lo scrittore Luciano Trappa e Christian Sinicco, gioco d'azzardo, HIV, tabagismo, alcolismo, comunità San Martino al Campo e tanti tanti altri. Per coloro che ci vogliono scrivere, WhatsApp 340 19 16 542.
Grande Felice, grande Felice, ringraziamo anche a te perché tu eri una delle mani nel video dell'HIV. Anzi, era la mano che conteneva 20 euro, che poi sono spariti quei 20 euro, vero? Li stiamo ancora cercando, ragazzi. Se qualcuno ne sa qualcosa, non sappiamo dove sono finiti. Se qualcuno trova 20 euro, che ci dica. Allora, Felice, chiedo proprio a te, che tu hai, a parte che veramente, realmente, Felice è stato l'unico di tutti noi a partecipare a tutte 30 le trasmissioni. Credo proprio di sì, quindi parliamo di una staccanovista, appunto. E quindi ha vinto il premio lui. Un grande complimento, tanti complimenti a Felice, insomma. Di tutte queste 30 puntate, qual è quella che ti è piaciuta di più? Dai. Ma mi è rimasta così in mente improvvisamente. La puntata dedicata a teatro di improvvisazione. Sì, perché vedevo questi attori bravi che improvvisavano, ad esempio io gli ho chiesto teatro, no? Anzi non teatro, ho detto operetta. Operetta. E subito la ragazza, anzi lui chiede a lei, non mi ricordo come si chiamava, il biglietto, hai dato il biglietto? Hanno fatto proprio un bel dialogo, mi sono tanto piaciuto. Bene, ricordiamo i pronomi, Iva mi aiuta a ricordare i nomi dei due partecipanti, sempre col microfono. Però. Diego e Silvia, che salutiamo, che fanno parte di questa associazione, che rinviteremo sicuramente a settembre, perché voglio dare un po' di promozione, fare un po' di promozione a questa attività che è assolutamente nuova, originale, gli unici in Friuli Venezia Giulia a fare questo tipo di attività, per cui sono avanti anche con un discorso che spero si ampli sempre di più. Infatti ci dicevano anche che stanno crescendo, no? Pian pianino, che è iniziata qualche anno fa e quindi che è in evoluzione, ed è per questo anche che vogliamo che li rinviteremo per sapere come va, come non va. È una cosa molto molto interessante, molto bella. E non vedo l'ora di vedere nuovamente Felice a fare improvvisazione, che è stato veramente unico. Però. Sì, diciamoci. Bene, andiamo avanti un po' con i ricordi. Saverio, dai che... Allora, io ero l'unico che non sapeva di doversi preparare una puntata, appunto, come ricordo e quant'altro. Sono tanti ricordi, devo dire. Oggi, solo oggi mi rendo conto, appunto, 30 puntate fa quasi, diciamo, impressione, ma impressione in termine brutto. Fa molto piacere. Ecco, pensa perché... quando saremo la 300ª. Infatti, sarà incredibile. E a me piace ricordare, adesso parlando mi è venuto in mente anche quella che abbiamo fatto... sul reddito di cittadinanza, di cui quella volta si parlava tantissimo. Che qua rientra in gioco il appunto, buon Felice. Parlava Felice, mi è venuto in mente proprio. Diciamo che mi era tanto piaciuto il fatto che fosse stato anche un contatto, un invito, una persona conosciuta da un membro appunto della nostra redazione, mentre magari le prime si cercava di prepararle, là è proprio nata da un interesse, un'idea di qualcuno della nostra redazione, ed è stato bellissimo perché poi eravamo un po' agli inizi e quindi avevamo tutte queste domande e poi la bersagliavamo di domande e l'abbiamo fatto talmente veloce, lei è stata talmente brava a rispondere anche che abbiamo dovuto ridire le domande, domande e risposte per due volte, abbiamo fatto il giro due volte per rendere tutto più chiaro, ed è stata, devo dire, una delle puntate più belle, ma anche più ritmate e forse faticose anche, non faceva così caldo ma era faticoso, ma molto molto bella, molto interessante, anche perché l'idea appunto era prendere i temi, insomma, di ogni giorno, come era quella volta, che è ancora adesso, questo reddito di cittadinanza, questo famigerato reddito di cittadinanza, e appunto parlarne nella nostra maniera e portare il nostro contributo, insomma, per fare un po' di chiarezza, provarci, insomma. Che all'epoca era ancora fantascienza, invece poi è partito il reddito di cittadinanza e funziona anche. Chissà, insomma, cioè, questa fantascienza un po' particolare, appunto, chissà come si trasformerà, cosa diventerà, infatti, se i nostri figli, non lo so, insomma, mi stavo lanciando in qualche iperbole esagerata, quindi è meglio lasciar stare. Non esageriamo. Felice, ricordami che abbiamo avuto con noi in studio quel giorno Federica Di Meio,
che la salutiamo. Sì, assolutamente sì. Che la salutiamo e la rinvitiamo. Noi l'abbiamo rinvitata perché volevamo creare un ciclo di puntate proprio rispetto a questi temi, perché non è che abbiamo parlato solo di reddito di cittadinanza, abbiamo parlato di tutte quelle che sono le difficoltà che si hanno ad affrontare varie operazioni complicate anche, perché sono veramente complicate, quindi in questo senso i patronati, i sindacati, cioè sono la manna, però qualche aiuto in più per arrivare appunto preparati a svolgere certe pratiche veramente complicate in certi casi, e con loro, ecco, un'altra delle persone, un'altra, infatti stiamo ricordando, ma stiamo anche anticipando quello che sarà il futuro di WhatsApp. Sicuramente, grazie a Felice, che la riviterà sicuramente nel prossimo ciclo di puntate, parleremo di tanti altri argomenti altrettanto interessanti, insomma. Non mi guardare solamente così, Felice, esprimiti. Cosa devo fare? Esprimiti. Sta improvvisando di nuovo. Stavo pensando che la inviteremo anche un'altra sua collega. Sì, perché una fa... Felice si allarga. Il patronato, e un'altra si occupa sempre... Sì, il microfono. Sempre a... tipo la cittadinanza, le applicazioni ai redditi, gli infortuni sul lavoro. Infatti di tutti questi argomenti ne parleremo appunto nel nuovo ciclo di puntate di voi. Abbiamo un intero mese per pensarci, quindi la prepareremo al meglio. Allora, questa è la puntata dedicata al viaggio, e per quanto riguarda il viaggio, Iva ha proposto questa canzone che io reputo la più bella che sia mai stata scritta da un autore italiano, ecco, l'ha definito Ok. Che è questo signore qua. Insomma, qualcosina l'ha scritta, parliamo di Paolo Conte, e chiamala tu, insomma, presentacela tu. E poi la sai che la cosa vera? Io una volta sono andato a pranzo con il fratello, il quale afferma di averla scritta lui quella canzone. Ah sì? Questi sono i retroscena che solo voi sappiamo, quindi ascoltateci. Azzurro, sto parlando di Azzurro. Andiamo? Che cosa? Io adesso posso pensare di aprire, no? Comincia il vento, cioè... non so come fare, perché è aperto, c'è di qua che di là. Avevo pensato a un ventilatore proprio, fisso da qualche parte. Tutto un sistema di aria condizionata per tutto l'edificio. Il ventilatore rischia di fare un male. Sì, infatti, perfetta. Sto lanciando adesso. Proprio adesso che facciamo la pausa estiva. Puoi fare una trasmissione ormai, tua? Ormai è come aver imparato ad andare in bici. Posso vado. Certo. Posso vado. Mi lancio. E comunque quando ci sarà il teatro di improvvisazione io manco. Dico già. Comunque c'è alcolismo, perché qui ci sono le signorine che vorrebbero parlare. E ci sono tante cose, certo. Ma scusa, chi legge la prossima poesia? Una la legge Paola? Sì. Ma scusa, dopo la poesia puoi dire che io la dedico ad Antonella? Non vuoi dirlo tu? No, dici Luciano la dedica. Purtroppo la tua non è venuta tanto bene, perché secondo me eravamo troppo sì. Uniti. Non se l'ha venuta molto bene. Mi dispiace. Sì, perché pensi che non sia venuta bene? Lo devo leggere più in là, no? Quando legge Paola la poesia? Quale poesia legge Paola? Io vedo solo qua... No, chiusura. Afrodite parla, la legge lei? Sì.
Sì. Dopo, in chiusura. Abbiamo parlato. Ancora un sì, blocco, abbiamo mezzo. Un blocco di parlato, poi un altro blocco di parlato. Una sconfitta di Eros? No, due. Non l'abbiamo messa poi. Ok, scusaci. Oh, oh. Ah, sì. Voice up 104.5 104.8. Che succede? Niente, niente, qua si improvvisa, appunto. Sto improvvisando, mi è caduto tutto, faccio casino. È un solo classico, proprio dire, da ultima puntata proprio questo. Esatto, poi se no. Allora, ricordiamo il tema che è quello appunto del viaggio, e do la parola al buon Felice che deve appunto rilanciare la puntata. Rieccoci, Radio Fragola 104.5-104.8, WhatsApp, trentesima puntata. Oggi riprenderemo gli argomenti trattati durante i nostri precedenti incontri. Improvvisamente, voler volare, Anne, lo scrittore Luciano Trappa e Crista Simicco, gioco d'azzardo, HIV, tabacismo, alcolismo, comunità San Martino al Campo e tanti, tanti altri. Per coloro che ci vogliono scrivere, WhatsApp 340-1916-542. Sempre meglio. Beh, l'ultima vedrai come la dirà. Esatto. L'ultima veramente. Poi ci farà anche un saluterà anche qualcuno. Il rap. Lo vuoi fare in forma di rap? Per le prossime puntate faremo in forma di rap, appunto. Dai, questo... No, cioè, mettiamo sulle cose da fare. Felice Luciano... Però che dice Luciano che canterò quando un ragazzo si trova nei guai, vero Luciano? Sì. Bello, per l'anno prossimo veramente costruiamo una nuova sigla che sarà cantata da voi due sul testo del meraviglioso, chi era l'autore di... Mario Zerinotti. Mario Zerinotti, che ricordiamo sempre con affetto. Non ti preoccupare. Va bene, continuiamo il giro, continuiamo questo nostro viaggio nei ricordi, il viaggio nelle puntate di Voice Up. Chi vuole proseguire in questo percorso? Alle tue spalle, sei chiaro che ti sta dando... Microfonista Felice. Cosa sta combinando, microfonista Felice? È che più di là non va quel cavo, Felice. Lo so. Allora, io sono stata presente a poche puntate, però... ma mi ha colpito molto la puntata relativa all'associazione ALT e volere volare, perché fanno un sacco di cose. Sono in pochi, relativamente pochi, rispetto a tutte le cose che fanno. E ultima, ma non ultima, quella che ho scoperto, appunto, anche l'app iSquaz. Quindi, insomma, tra tutte queste cose... La grande app che ho caricato sul mio telefono, ogni tanto mi diverto a giocherellare. Sì, perché è proprio questa la forza, perché dopo giocherellando si pulisce questa città meravigliosa. È chiaro. Sì, quindi, insomma, proprio mi è colpito molto, è stata una bella puntata. Ottimo, bella. Bene. E un caro saluto va appunto a tutti loro, a Claudio, fra l'altro, anche che Daniela. Daniela, appunto, a Claudio che oggi non c'è, però insomma, che però lo salutiamo. No, non lo salutiamo. Sono perché sicuro che sarebbe molto contento di questo saluto, non quel, saluto. Quel maledetto probabilmente ti sta anche ascoltando o vedendo nella nostra diretta Facebook, qui nella pagina di Radio Fragola. Il maledetto è partito, è andato in vacanza prima dell'ultima puntata. No, e questo è il suo contributo per il tema del viaggio. Certo, esatto, è andato, appunto. Così qua devi venire in mente l'idea di fare una telefonica, ma non la faremo. È anche un regalo non esserci che ci fa, insomma. Assolutamente, io spero che questo regalo prosegua anche nella tutta la prossima notte. Assolutamente no, credo ci vediamo il prima possibile, insomma. Buone ferie, insomma, buon viaggio. Intanto sta qua, per cui sì. Già gironzola qua attorno, già chiesto, ottobre ad agosto posso stare in redazione da solo, e tu vabbè, fai quello che vuoi. Lo vedremo, ci vediamo il prima possibile. Va bene, allora, proseguiamo con Paola, dai, che anche lei ha partecipato, non a tutte le puntate, ma a qualche puntata l'hai partecipato, insomma, ci hai vissuto? Sì, purtroppo troppo poco. Ah, pensavo purtroppo, punto.
No, io ho partecipato a poche puntate, sono state tutte densissime di emozioni, perché insomma questo luogo ha portato ciascuno di noi a dare il suo contributo. A me è piaciuta molto la puntata sulle lettere, la scelta musicale, la scelta di cosa leggere è stata molto accurata e molto delicata, un ricordo di grande delicatezza, come è stato poi insomma quasi tutto questo percorso. E le lettere, no? La comunicazione insomma è alla base del nostro essere qui, del nostro essere qui insieme, quindi è stato un bello spunto. E anzi, ringrazio di avermi invitata a partecipare a questo viaggio insieme a voi. Io spero che l'anno prossimo invece farai una frequenza settimanale insieme a noi, cioè che non ci abbandoni. Io vengo anche due volte a settimana. Ma infatti, se posso dirlo, Iva, posso dare un piccolo anticipo di quello che sarà in settembre oppure no? Perché da settembre, tu non ride. Non rido perché è quella situazione in cui posso dare un anticipo? No. Ok, scusa. Allora niente. Vai. No, da settembre ci sarà una enorme novità anche per voi, esatto, nel senso che raddoppia. Nel senso che raddoppia, che andremo in onda due volte alla settimana. Andremo in onda il martedì e anche il mercoledì. Cioè, scusami, il martedì no, perché facciamo sempre la riunione di redazione. Il mercoledì e anche il giovedì andremo in onda, con due puntate completamente diverse l'una dall'altra. Non uguali, in diretta ogni giorno. Sarebbe un esercizio incredibile fare due puntate esattamente identiche. Esatto. Lo stesso minuto. No, le facciamo completamente diverse anche nei temi, per cui mentre manterremo il discorso più giornalistico il mercoledì, nel giovedì invece andremo un po' più sul discorso di ricerca musicale e con delle invenzioni. Insomma, non è che probabilmente ci butteremo un po' anche sul discorso del varietà radiofonico. Vediamo cosa viene fuori. E anche in questo caso ritornerà quello che l'innominabile che abbiamo detto prima. E vabbè, ci sta. ci sta. Allora, musica, dai, un po' di musica, allora, però musica. Facciamo un finale lungo dopo. Musica. Io a questo punto però mi permetto, visto che stiamo citando tante puntate, di salutare... E, insomma, anche chi di questa puntata ha fatto parte, ma oggi non è qua con noi, ma che il cui contributo è stato importantissimo, magari un po' di scontrino, però il caro Roby, insomma, Roby Besenghi, chissà se ci sta ascoltando, ma è stato importantissimo. Ma ci sta sicuramente ascoltando da sua location di Barcola. Esatto. Perché lo sappiamo, da aprile in poi il Besenghi si trasferisce. C'è la sua residenza estiva ai Topolini e da lì noi possiamo andarlo a trovare, ma lui da lì non si muove. No, ma giustamente. Quindi un grande saluto al caro Roby. E ragazzi, qua si va su una cantante più, cioè, probabilmente la voce più incredibile italiana, davvero oggi una playlist incredibile, un classicone, uno dei pezzi più conosciuti. Tintarella di Luna con alla voce la mitica Mina. Mi ricordo che nella prima puntata avevamo ipotizzato che tu potessi mettere musica in un mio consiglio. Possiamo ipotizzare ancora. Quella a cui io tengo molto è questa, che poi era stata proprio concepita, l'ho scritta 3-4 anni fa. E già immaginavo in qualche modo che potesse diventare. Leggila, vedi se ti piace. Dobbiamo fare un quiz che su Facebook, senza sentire la musica, sembriamo una banda. L'avevamo già letta questa qui? No. No? No, perché fa parte del mio primo libro, Figure da Fesso. Siccome ora non è bella. Fesso, quando ripartiamo... Vuoi che te la mando per mail? O no? No, non è che... Sì, va bene, ok. Allora mi prendo l'indirizzo e te la mando. Certo. Se hai voglia, se ti piace. Ma mandamela. Oppure lui è nel gruppo lì nostro, che ormai è in disuso, ma nella chat. No, non è nella chat. No.
Ti do direttamente, però il numero di telefono non so se tu riesci a... Dopo vediamo come fare. Va bene, veniamo intanto alla puntata, vediamo come fare. Purtroppo non ho una chiavetta. Ti piace comunque il testo? Non ma sì, no, l'ho adesso l'ho letto proprio in velocità. Sì, sì, sì. No, ma volentieri. Voglio dire, volentieri nel senso italiano, non nel senso triestino. Ah sì, che dire, esatto, volentieri. Al contrario, no. Esatto. Appunto. Ne parliamo poi appunto quando ripartiamo, perché no, con settembre appunto quant'altro. Okay. Va bene. Salutiamo anche Andrea 2. Miriam. Infatti, sì, 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 sì. Chi è Andrea? Andrea 2 era un suo amico che ci ha scritto tante volte. Ah! Sì, sì. No, Miriam e Matteo Roy, Andrea Roby M. Roby M, ma abbiamo appena detto. Roby B. Sì, Roby B. Ah, ok, giusto. Chi altro? Ho partecipato poco di... due adesso. Io assolutamente dopo il gruppo dell'ecologia. Cioè, felice. Salutare Alessio e Andrea 2. Oh, come no? Scherzo. Ci siamo. Eccoci qua, felice, vai alla grande. Rieccoci, Radio Fragola 104.5, 104.8. WhatsApp, 30ª puntata. Oggi riprenderemo gli argomenti trattati durante i nostri precedenti incontri. Improvvisamente, volere volare, Anne, gli scrittori Luciano Trapa e Crista Sinicco, gioco d'azzardo, HIV, tabagismo, alcolismo, comunità San Martino al Campo e tanti, tanti altri. Per coloro che ci vogliono scrivere, WhatsApp 340-19-16-542. Vorrei salutare i miei amici Alessio e Andrea 2. Soprattutto Andrea 2. Andrea 2 che ci scrive. È stata una presenza, una colonna. È stata una colonna che ha salutato praticamente tutte le puntate, ha dato proprio sempre grossa attenzione nei nostri confronti e il prossimo anno lo vogliamo qui. Certo, sì, infatti. Lo diciamo, l'abbiamo detto in tante tante volte, ma metteremo in pratica questa cosa. Verrà, verrà. Bene. Sai che Felice, lo voglio nominare speaker ufficiale della radio. Ormai è sempre più spumeggiante. Faremo fare tutti gli annunci, tutti gli spot pubblicitari, li faremo fare a Felice. Niente male, niente male. Perché ormai in 30 puntate ha imparato quasi tutto. quasi. Diventerò un Moet Chanton. Poi, cosa? Diventerò un Moet Chanton. Esatto. Va bene, dai, voglio essere buono. Voglio essere buonissimo in questa puntata. Andiamo avanti. Iva, che ha portato la poesia in questa radio. E forse arriva anche il microfono, non lo so. Eccoci. Eccola. Intanto io volevo ringraziare a nome di tutti noi il fatto di aver potuto partecipare assieme a Paolo e Chiara, le amiche Paolo e Chiara. E per noi è stato un onore e veramente complimenti per il progetto, per chi l'ha finanziato, per chi l'ha condotto, per la cura, per cui noi vogliamo veramente ringraziarvi. A tutti voi. Siamo molto contenti di aver portato Luciano, noi personalmente siamo convinti del suo talento, per noi lui è un poeta contemporaneo assolutamente pubblicabile e quindi speriamo che sia servito perché c'è tantissimo, da parte nostra, tantissima voglia che venga conosciuto insomma, il suo talento. Io vorrei ricordare la puntata di un altro poeta, il Vate rimane comunque Luciano Trapa. Vate uno e lui è Luciano Trapa. È unico, però la puntata che sinceramente per me era iniziata in maniera tragicomica dell'altro poeta che è intervenuto, che è appunto il nostro poeta Cristian Sinicco. Mi è piaciuto moltissimo invece quello che lui ha portato, ha condiviso con noi in puntata, quando ha presentato il suo libro Alter, che parla appunto di questa
futura società in cui gli uomini saranno mezzi uomini, mezze macchine, eccetera, con questa visione così che ci ha portato. E alla domanda che gli abbiamo fatto, come ti vedi l'uomo nel futuro, lui ci ha risposto: io vorrei e vedrei un uomo che sia molto più umano di quello che c'è oggi. E questo è un messaggio importantissimo. Mi veniva in mente una citazione, non ricordo di chi, che dice: ma dov'era Dio ad Auschwitz? E subito dopo si risponde: e dov'era l'uomo? E quindi questo è un messaggio importante, insomma, il fatto di cercare di essere uomini con una lettera maiuscola, con la U maiuscola, quindi capaci anche di essere in evoluzione, non fermi, non... Questo è un messaggio importante che ci ha dato, quindi lo ringrazio, e anche lui l'abbiamo invitato come siamo tutti gli altri, perché abbiamo un sacco di idee, di progetti, e grazie ancora a tutti voi. Forse lo faccio dopo. Facciamolo dopo. Lo faccio dopo. Perché visto che ci colleghiamo al discorso della poesia, sentiamo l'ultima creazione di Luciano. Anzi, Luciano, se puoi, presenta tu Paola. La bellissima e simpatica Paola De Hag presenterà una mia poesia del ciclo delle poesie neogreche, in cui si cerca di esprimere con un linguaggio molto semplice e, quando riesco, elegante, anche concetti scabrosi e forti. E questo è stato, diciamo, una svolta del percorso della mia poesia. Quindi, con piacere presento Paola, che presenterà la mia successiva poesia. No, che leggerà proprio. Presentiamo, qual è la poesia che leggerà Paola? Afrodite Ballade, o viceversa. Non ti ricordi? No. Nel corpo ambrato di Ballade mi sono immerso. Nel labirinto della sua anima ho a lungo vagato. Meglio sarebbe stato abbandonarmi ai semplici giochi di Afrodite, nuotare nella magica schiuma del mare verde-azzurro, da cui emergeva la sua chioma ramata. Solo ora, nella tarda età, lo comprendo. E questa è una poesia che Luciano mi ha incaricato di dedicare da parte sua ad Antonella. Grazie. Bene, ci siamo tenuti un po' di tempo, perché adesso apro la rubrica, quella fondamentale. Di chi ci siamo dimenticati? Invece no, stiamo riuscendo a ricordarci di tutti, devo dire che è facile dimenticarsi in queste occasioni, tanti nomi, tanti ricordi, però ci stiamo ricordando di tutti. No, ricordiamo tutti, a partire appunto da qua ritorna Iva, perché l'ho interrotta prima perché volevo sentire a conclusione di quello che aveva detto, volevamo sentire la poesia di Luciano, però volevo ricordare tutti gli amici che hanno partecipato a quelle puntate splendide e che parteciperanno poi da settembre a cose ancora più divertenti anche. Microfonista Felice, a ripassa a Iva. Allora, volevamo salutare il gruppo, il gruppone, super, insomma, un gruppo anche di amici, di Luciano, Claudio, Sergio, Diego, Marco e Fabio. Ok, infatti, un grande grazie. E un grande saluto va agli amici che ci hanno accompagnato in quelle puntate che ci accompagneranno, sono sicuro. E un grande grazie, un grande saluto voglio anche darlo agli altri membri della nostra redazione, fra cui Miriam, che fino a qualche settimana fa si occupava, dava il suo contributo, faceva anche tante foto dal punto di vista grafico, ha anche ispirato il contenuto di tante puntate. Miriam torna, adesso in questo periodo è occupata con fiori, piante e quant'altro. Già, cui... molto bucolico il tutto, ma anche reale, nel senso che è un bel corso di giardinaggio che la terrà impegnata fino alla fine di agosto. E poi spero tantissimo perché... e ce la restituirà pronta appunto, essendo anche lei la fotografa ufficiale del gruppo, assolutamente sì, non possiamo fare a meno di lei.
E poi un saluto a Roby M, che Roberto, che un altro Roberto che ci ha accompagnato in tante puntate. E il suo è stato un apporto molto particolare, perché era molto di pancia, su ispirazione. Quando si sentiva ci dava il suo apporto, ma un grande, non meno importante per questo. E quindi un grande grazie, un grande saluto. Elisa, eccomi. No. Io volevo salutare anche in realtà Miriam e Roby M, così come anche Roby B e tutte le persone che sono passate per di qua. Abbiamo citato Biagio e Giordano. Perché hanno fatto parte di tutte le fasi del nostro percorso, da quando abbiamo iniziato, e sono state più o meno tutte fondamentali anche per così creare la nostra redazione. Per crescere. Per crescere anche appunto insieme. E quindi, beata l'ora se Miriam avesse voglia di tornare, o chi avesse voglia di tornare con noi a partecipare alla ripresa a settembre delle nostre puntate. E un saluto al mangiapesto Claudio che si sta, così come abbiamo salutato Saverio quando era beatamente nel Mar Morto, esatto. Cara Briscola, salutiamo anche Claudio che si starà mangiando beatamente del pesto, una pasta col pesto. Il mangiapesto alla faccia nostra. Che ieri ha avuto il coraggio anche di mandarci le foto. Cioè. Ah sì, io questo non lo sì, sapevo. Perché anche coraggio. Lui, anche lui, come Saverio. Chi li manda dal canotto, chi li manda in una situazione molto bucolica, molto con le mucche che gli stavano accanto, cioè, ho mandato delle cose talmente ignobili che preferisco non far vedere. Felice. Ieri. Qualcuna. Però ha parlato molto bene della dottoressa Puric. Certo. A questo punto un saluto. Va fatto assolutamente. Assolutamente. Perché tutte le puntate che abbiamo organizzato in collaborazione con l'azienda sanitaria hanno avuto un valore molto importante, insomma, per noi, soprattutto perché per dare importanza e valore a tutte quelle che sono le iniziative che dal prossimo settembre ricominceremo a riraccontare. In maniera, spero, cioè, avendo tempo a disposizione, di poter raccontare ancora meglio, insomma. Assolutamente sì, infatti sono state puntate molto molto interessanti, molto importanti. Ho trovato tre persone che ci stavamo per dimenticare. Ecco, vedi? È per questo che ho preso tempo. Cristina, Giulia, che anche lei come Elisa ha partecipato a tutte le riunioni organizzative, e alla dottoressa Pulici. Giusto. E Paolo. Vedi? Arriverà le 4:30, ce ne verranno in mente altre 10. Certo, infatti noi terremo aperta la diretta Facebook per 24 ore, ogni tanto uno può venire qua a dire mi ricordo anche lì, ecco, così. Magari nel mentre torniamo a casa e quant'altro, ma se qualcuno si ricorda trova la diretta Facebook aperta, insomma. Bene, allora, ultimi saluti, dai, veloci. Facciamo tutti perché c'è, tu non vedi, ma sei dal microfono nelle mani di Luciano, che vuole dire una cosa. Io volevo ringraziare tutti i dirigenti, i medici e il personale sanitario del Dipartimento di Alcologia che mi hanno sopportato molto tempo. E in particolare voglio sottolineare la grande umanità della dottoressa Puric, la simpatia e la cordialità della dottoressa Balestra, la lunga amicizia con Iva e anche con Chiara e Paola, che ho conosciuto in un secondo momento. E poi in particolare volevo ricordare Ottaviano Crescenti, che per la sua pazienza sarebbe degno di un processo di beatificazione. Ciao Ottaviano. Dai, Felice. Allora, io volevo salutare la dottoressa Scaravelli, la dottoressa Generoso e il dottor Nadalini. Bene.
sicuramente siamo dimenticati di quella persona, di quella persona che ci rimarrà malissimo. Esatto, che sarà quando... dire io con loro non ci faccio più niente. È un classico. Più visti, esatto. Chiunque tu sia, chiunque, ovunque tu sia, ti chiediamo scusa, ma sei stato comunque importantissimo per noi, sei stata comunque importantissimo per noi e grazie, ti ringraziamo. Dai, chiudiamo la puntata. E io voglio... Cioè, è stato un grandissimo piacere, è chiaro, può essere difficile, alle volte faticoso, ma come ha anche ben detto Elisa, sono sempre... occasioni di crescita, appunto, sono sempre sfide che ci poniamo ed è stato bello crescere appunto tutti insieme. Ho sentito tanti, come dire, più o meno direttamente tanti ringraziamenti e tanti riconoscimenti per quello che ho e abbiamo fatto insieme. Voglio ricambiare tutti questi ringraziamenti, appunto, perché è bellissimo essere stati tutti insieme e non vedo l'ora di ricominciare, insomma. Quindi ci rivediamo a settembre e sarà un piacere. Ci rivediamo prestissimo, 4 settimane passano in un lampo. Soprattutto quelle di agosto. Soprattutto quelle di agosto, che sono quelle delle ferie, ahimè, che spariscono in un lampo, veramente. Allora, grazie mille a tutti veramente. Vi dedico questa canzone. C'è una canzone che proprio ce l'ho nel cuore, ce l'ho da sempre nel cuore. È un autore fantastico, che è Piero Focaccia. E non aggiungo altro. Grazie mille a tutti. Ciao. Grazie per tutti anche. Molto elegante. Bravi. 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 Bravi.